a tutti, io sono Francesco Saviano di 3D Skill Up. Oggi vedremo come personalizzare l'area di lavoro di Blender. Adesso ci troviamo di default nel workspace modeling, che è un workspace, un'area di lavoro ottimizzata per la modellazione, e una delle cose che possiamo fare è ridimensionare quest'area. Possiamo ad esempio andare su questo bordo, aspettare che vedete che questa iconcina cambia, ha queste due frecce e trascinare in questo modo la finestra viene ridimensionata. Si può fare per questa finestra qui, e vedete che in questo modo si possono ridimensionare le finestre. Un'altra cosa che si può fare è dividere l'area di lavoro in più finestre, dove poi sarà possibile caricare per ognuna i vari editor che serviranno. Ad esempio, per fare questo, possiamo andare qui in alto e cliccare e trascinare. Vedete che verrà aperta una nuova finestra. Stessa cosa, posso farla in verticale, così. E in questo modo posso caricare i vari editor. Posso poi scambiare i due editor qui. In questo modo vado sul bordo, tasto destro, swap areas, e lui scambierà praticamente i due editor. Per unirli invece mi basterà fare tasto destro sul bordo join areas, e in base alla direzione, diciamo, dove sposto il mouse, e possiamo notarlo dalla freccetta, unirà o l'editor di sotto, come in questo caso, o quello di sopra. Noi adesso proviamo ad unire quello di sotto, che è l'editor, lo shader editor, e quindi basterà fare in questo modo qui. Uniamo anche questo e riportiamo l'area di lavoro di default. E in questo modo possiamo dividere le varie finestre. Alcuni editor hanno la possibilità di essere zoomati, e possiamo farlo premendo CTRL, tasto centrale del mouse, e praticamente trascinando in questo modo. Vedete che possiamo praticamente cambiare la risoluzione di questa finestra. Un'altra cosa che possiamo fare è quella praticamente di massimizzare l'area di lavoro, e lo possiamo fare premendo CTRL e spazio. Vedete che l'area viene massimizzata, ma comunque mantiene la barra dei menu e header. Per ritornare all'area di default bisognerà premere di nuovo CTRL spazio, mentre per la modalità a schermo intero bisognerà premere CTRL ALT spazio, e in questo modo anche la barra dei menu, header, vengono nascosti, e viene presentata questa finestra completamente a schermo intero. E per ritornare all'area di default bisognerà premere nuovamente CTRL ALT spazio. Un'altra cosa, ad esempio, che possiamo fare in alcuni editor, ad esempio quelli che hanno le schede, i tab, come in questo caso, è praticamente aprire e chiudere le finestre, e anche riordinarle, quindi cliccando su questa iconcina qui e trascinando sarà possibile poi spostare queste finestre. Posso poi ad esempio salvare la mia configurazione dopo aver modificato l'area e altre impostazioni, e salvarla come startup file. Ad esempio, se voglio che di default all'avvio di Blender non vengano mostrati nella 3D View il cubo, la luce e la camera, mi basterà selezionarli, cancellarli praticamente, e salvare
il file di praticamente startup, qui in default save startup file. E in questo modo al prossimo riavvio di Blender avrò quest'area di lavoro qua, o comunque un'area con le modifiche che ho effettuato. Quindi queste sono un po' di cose per quanto riguarda la personalizzazione dell'area di lavoro con Blender. Spero che questo video vi sia piaciuto, se così mettete un bel like e iscrivetevi al canale. Questa playlist sulle basi di Blender conterrà diversi video per imparare ad utilizzare il programma. Quindi rimanete sintonizzati e grazie ragazzi, alla prossima!